Questo potenziamento è essenziale per affrontare le sfide del futuro. Futuro luminoso e ricco di progetti per il nuovo polo tecnologico di Santa Croce sull'Arno. A pochi anni dalla nascita, ecco la firma dell'accordo di programma che pone le basi per un ampliamento importante. Un investimento complessivo di 3 milioni di euro, di questi 2 milioni dai privati. Risorse che, ha spiegato la sindaca Giulia De Idda, arriveranno per l'80% entro il 31 gennaio. Quindi questo significa che è già pronto per svilupparsi e per espandersi ancora di più. I punti chiaramente sono l'ampliamento e la riorganizzazione della parte analitica dei laboratori per essere in grado di fare performance migliori per le nostre aziende anche da quel punto di vista, riorganizzare la formazione, poi ci sarà una parte del tutto nuova dedicata alla ricerca per migliorare ancora di più la sinergia per esempio con le università. Un impegno che valorizza la struttura che ha continuato a lavorare a pieno regime e che ha aggiunto 2 persone nell'ultimo periodo. Un tecnico e un biologo, passando dai 5 dipendenti iniziali a 15, malgrado la pandemia. Guardiamo avanti perché noi sappiamo quanto questo comparto della moda abbia subito in termini di calo di fatturato e di mercato nel mondo, e quindi il colpo in Toscana sia stato davvero forte, ma questo è un settore che non si abbandona, che pensa che il futuro sia proprio attraverso la ricerca, l'innovazione, la sostenibilità spinta. Una firma che amplia ancora di più l'orizzonte di Poteco. Sarà anche dal punto di vista delle risorse umane, quindi diciamo, secondo me è un momento buono che bisogna sfruttare al massimo.